La crioblazione percutanea è una tecnica di radiologia interventistica in cui si ottiene la distruzione del tessuto tumorale attraverso il congelamento. È una tecnica a cielo coperto, cioè non si utilizza il bisturi, quindi non si scoprono chirurgicamente i tessuti e non vengono asportati chirurgicamente. Si inserisce cioè un ago all'interno della lesione e per centrarla in maniera precisa si utilizzano metodiche di imaging radiologico. Questi vengono raffreddati con un gas di argon che determina un abbassamento della temperatura fino a 40 gradi gradi sotto zero. Questo determina ovviamente la necrosi, cioè la morte delle cellule tumorali e di conseguenza la distruzione del tessuto neoplastico. È un paziente di circa 80 anni che a causa di multiple comorbidità non poteva essere sottoposto all'intervento chirurgico classico. Si è deciso di eseguire questa crioblazione sulla lesione renale che era difficilmente riconoscibile, e quindi si è selezionato e si è utilizzato un sistema che si chiama CombinCT, che permette di eseguire un esame simile a una TAC grazie al nostro angiografo, e successivamente con una guida fluoroscopica sono stati posizionati gli aghi all'interno della lesione. Il tutto è stato fatto in sedazione e il paziente al termine è stato rinviato in reparto. È una tecnica mini-invasiva che non viene eseguita in narcosi, cioè non si esegue a paziente intubato, ma con una sedazione profonda. Ovviamente meno complicanze e meno giorni di ricovero. Va però detto che chiaramente questa tecnica non può essere eseguita sempre. Innanzitutto ci sono dei problemi di dimensioni, nel senso che tumori particolarmente grandi non rispondono bene a questa terapia. E soprattutto va da considerare come seconda scelta dopo l'intervento chirurgico, che attualmente rappresenta sempre il gold standard, cioè il meglio che possiamo proporre ad un paziente. Tuttavia è chiaro che ci possono essere dei pazienti che per una serie di comorbidità, cioè per una serie di malattie concomitante o per l'età avanzata, non possono essere sottoposti a intervento chirurgico, ed è qui che si inserisce la crioblazione.